tutti, oggi sono qua per parlare assieme a voi di un tema abbastanza delicato ma che mi sta a cuore, ovvero come il giudizio delle altre persone influisce spesso in maniera negativa sulle nostre vite e come cercare di essere un po' più indipendenti da quello che pensano gli altri di noi. Qualche giorno fa su Instagram ho riflettuto assieme a voi su quanto sia difficile ammettere di essere bravi, di essere belli, di essere capaci in qualche cosa, magari guardando altre persone con le stesse capacità, gli stessi interessi, le stesse abilità. Tendiamo a vederli come bravissimi, a far loro dei complimenti, ma quando si tratta di noi stessi, questa cosa non accade, o almeno non accade molto frequentemente. Tendiamo ad essere veramente molto molto critici con noi stessi, tendiamo a svalutarci, a ritenerci in certi casi anche inferiori rispetto agli altri, quando in realtà magari siamo sullo stesso piano. Perché succede tutto questo? Perché essenzialmente siamo insicuri. Siamo insicuri, abbiamo poca fiducia nelle nostre capacità, abbiamo poco, a volte anche rispetto di noi stessi. Non ci riconosciamo il lavoro che facciamo, non riconosciamo di avere magari talento in qualcosa o di essere portati per una disciplina, un lavoro. Abbiamo poca autostima e questo ci spinge spesso a cercare conferme nelle altre persone. Magari è capitato a tanti di voi di cercare il supporto nelle altre persone, di cercare una, appunto, conferma, di sentirvi dire che siete bravi, che siete belli, che siete capaci, che avete un valore, che siete importanti, che siete speciali. Non fa mai male sentirselo dire, anzi gli apprezzamenti fanno sempre super piacere e ci aiutano anche a essere un po' più orgogliosi di noi stessi, un po' più sicuri delle nostre capacità. Però c'è una linea sottile fra il ricevere un complimento ed essere fieri di se stessi perché il nostro lavoro magari viene riconosciuto e il cercare costantemente di compiacere gli altri, di ricevere conferme. Non sono gli altri a doverci dire che siamo bravi, che siamo belli, che siamo capaci, che siamo speciali, che valiamo qualche cosa. Non sono gli altri a dovercelo dire. Il benessere, il piacere che proviamo nel ricevere comunque queste conferme, questi complimenti, dovremmo ricercarlo invece in noi stessi. Perché se da una parte pensiamo che il giudizio delle altre persone, soprattutto il giudizio positivo, ci renda un po' più sicuri e fiduciosi delle nostre capacità, in realtà ci rende ancora più insicuri, perché a lungo andare cercheremo sempre di compiacere gli altri, sempre di più. Non faremo mai nulla senza prima il giudizio delle altre persone, cercheremo sempre conferme da parte di qualcun altro. Questo atteggiamento rende dipendenti dal giudizio delle altre persone, non rende più sicuri, ma anzi alimenta l'insicurezza, perché senza un parere esterno non ci sentiamo abbastanza bravi, abbastanza belli, abbastanza importanti, eccetera. Non sono le altre persone a doverci dire quanto valiamo. Vale la pena lavorare su se stessi, sulla propria fiducia, perché questo ci renderà sempre più forti, sempre più sicuri delle nostre capacità, più propositivi, più sereni e vivremo una vita sicuramente più felice. Il confronto con le altre persone, secondo me, è importante perché ci aiuta a capire magari in che cosa possiamo migliorarci, non per compiacere gli altri, non per essere più accettati dagli altri, ma per essere accettati da noi stessi, per piacerci sempre di più. Quindi accettare consigli, critiche, fa bene, aiuta a crescere, ma è diverso dal cercare continuamente di compiacere, conferme, riconoscimenti da parte di altre persone. L'altro giorno ho letto una frase che mi ha fatto riflettere molto, ovvero prenditi cura di te stesso come se fossi la persona migliore, grandiosa, più speciale che tu abbia mai incontrato. Quanto è difficile pensare che siamo speciali, importanti, grandiosi? È difficilissimo. Per me almeno è molto difficile. Questa frase mi ha fatto pensare perché tendo a valorizzare tanto gli altri, a dedicarmi tanto agli altri, tendo a cercare di far sentire gli altri speciali ed è una cosa che continuerò senz'altro a fare, ma visto che lo faccio per le persone a cui voglio bene, perché non dovrei farlo anche per me stessa? Dovrei imparare a volermi più bene. Spesso ci facciamo condizionare da quello che pensano gli altri di noi perché appunto non ci sentiamo sicuri delle nostre capacità. Cerchiamo conferme in noi stessi, in fatti, non nelle parole degli altri. Anche se magari ci fidiamo tanto di una persona, cerchiamo di camminare con le nostre sole forze per una volta. Cerchiamo di non permettere alle altre persone di dirci se siamo bravi, se siamo capaci, se siamo belli, brutti. Cerchiamo
questo tipo di conferma soltanto nelle nostre azioni, perché noi alla fine siamo responsabili soltanto di quello che diciamo e facciamo noi, non di quello che pensano gli altri di noi, di come reagiscono gli altri di fronte alle nostre azioni, di fronte a quello che diciamo. Che cosa fare dunque per essere un po' più indipendenti dal giudizio delle altre persone? È un percorso, non ve lo nascondo, molto difficile, perché innanzitutto bisogna lavorare su se stessi e conoscersi. Magari diamo per scontato di conoscerci perché diciamo io sono io, cioè vuoi che non mi conosca, vivo con me nella mia pelle 24 ore su 24 da una vita, mi conoscerò. Ma non è una cosa detta fino in fondo. Cercate di dedicarvi del tempo perché alla fine voi rimarrete con voi stessi per sempre, quindi vale la pena investire su voi stessi. Passare del tempo a curare magari la vostra persona, fare dell'allenamento, delle passeggiate, dedicarvi a degli hobby, ritagliare veramente del tempo da passare con voi stessi, quasi come se fosse un appuntamento. Cercate di conoscervi sempre di più, magari potete anche annotarvi il vostro comportamento, le vostre sensazioni, le vostre reazioni di fronte a determinati eventi, per capire come reagite, per cercare di conoscere com'è il vostro carattere. Può sembrare magari una cosa da egoisti, no? Focalizzare tutte queste attenzioni su se stessi, ma in realtà non è da egoisti volersi bene, è conoscersi, dedicarsi del tempo, non è assolutamente poi tempo perso. Vale la pena investire su voi stessi, siete il vostro più grande investimento, quindi fatelo. Cercate di non pensare: oddio, se mi vesto così, che cosa penseranno gli altri? Oddio, se faccio questo, chissà che cosa penseranno gli altri. Cercate di focalizzarvi su di voi. Che cosa pensate voi di come siete vestiti? Che cosa pensate voi di quello che avete fatto o detto? Perché alla fine siete voi responsabili di voi stessi, non delle altre persone. Non potete farvi carico di quello che pensano gli altri di voi, non dovete avere paura del giudizio positivo o negativo delle altre persone quando fate qualcosa che vi piace, che vi rende felici o qualcosa in cui credete. È un lavoro sicuramente più mentale, ci sono poche cose pratiche che si possono fare quando si tratta di escludere un po' di più il giudizio delle altre persone dalla vostra vita. Mettersi però in uno stato mentale in cui si cerca di stare bene con se stessi, si cerca di capire che cosa ci piace fare e agire poi di conseguenza, è una cosa molto teorica ma che funziona. Non ci fa bene pensare: ma se metto questo vestito chissà che cosa penseranno di me, se inizio a fare video su YouTube chissà quanto mi prenderanno in giro. Non sono giudizi che sono costruttivi, che ci aiutano a crescere, che ci aiutano a migliorarci. Sono dei pensieri negativi, il più delle volte anche infondati, perché non sappiamo sempre quello che realmente pensano gli altri di noi. E anche se lo sapessimo, noi viviamo per noi stessi, non viviamo per compiacere gli altri. La vita è la nostra, non è delle altre persone. Dobbiamo vivere per far piacere agli altri, per fare quello che piace agli altri, o dobbiamo anche vivere per renderci felici, per essere sereni. Sotto questo punto di vista ci sono poche cose pratiche che si possono fare, perché bisogna mettersi proprio in uno stato mentale diverso, magari cercando di fare una piccola cosa ogni giorno, ovvero cercare di essere più presenti, di analizzare meno le situazioni, cercare di non focalizzarsi sugli altri. Ad esempio, quando si esce magari avete l'impressione che tutti vi stiano guardando, che se qualcuno inizia a ridere, oddio sicuramente ride per come sono vestita, oddio forse ho qualche cosa in faccia, quella persona mi fissa. In realtà le persone sono troppo concentrate da se stesse per passarvi i raggi X. Praticamente in tutti i casi è soltanto una vostra impressione che vi stiano guardando, giudicando, ridendo di voi. Cercate di dirvi ad alta voce, è importante dirselo ad alta voce: io sono bella o bello, io valgo, io sono speciale, io sono amata o amato. È un po' imbarazzante, me ne rendo conto, ma dirselo magari anche davanti a uno specchio è molto importante. Perché sì, voi siete belli, siete speciali, siete importanti. Non fatevi dire il contrario, chi se ne frega degli altri, ditevelo voi. Imparando a conoscervi sempre meglio, a dedicarvi le giuste attenzioni,
pian piano vedrete che sarete sempre più sicuri di voi stessi e ricercherete meno il giudizio delle altre persone, le conferme, perché saprete di che cosa siete in grado, perché saprete quanto lavoro avete messo dietro a un progetto, dietro al vostro lavoro, alla vostra famiglia, alla vostra casa, qualunque cosa sia importante per voi. Voi sapete quanto impegno ci avete messo, tutto quello che avete dovuto passare per arrivare dove siete oggi. Voi lo sapete meglio di chiunque. Riconoscetelo, riconoscete il vostro valore, riconoscete il lavoro che avete fatto, non sminuitevi di fronte al successo delle altre persone, di fronte ai traguardi degli altri, perché anche voi avete i vostri successi, anche voi avete i vostri traguardi, e se magari ancora non li avete raggiunti è solo questione di tempo, ci arriverete anche voi, non è una competizione. Paragonarsi agli altri spesso fa male, soprattutto al giorno d'oggi, ai tempi dei social, in cui vediamo la vita degli altri che sembra perfetta, ma noi non sappiamo realmente dietro a quel successo, dietro a quella vita apparente perfetta, che cosa c'è. Anche noi, se dovessimo magari scegliere soltanto 10 minuti della nostra vita, probabilmente faremmo vedere il meglio del meglio, e a quel punto la nostra vita sembrerebbe perfetta come quella di qualsiasi altra persona online, no? Comportatevi con voi stessi come se veramente foste la persona più importante e più favolosa che abbiate mai incontrato. È difficile, ma io stessa spero un giorno di riuscire a dire con fierezza: sono una delle persone più importanti della mia vita, o almeno da una delle più, che so, strepitose. Rido perché mi imbarazza tanto dirlo, ma spero un giorno di riuscire a pensarlo veramente, perché tutti noi meritiamo di essere felici, sereni, di volerci bene, di riconoscere quanto veramente valiamo. Io spero che questo video possa esservi in qualche modo utile, magari fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra esperienza, che cosa ne pensate voi, quanto il giudizio degli altri incide sulla vostra vita e quanto vorreste che in realtà incidesse. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!